Ciao ragazzi, oggi parliamo di un'accademia. Sì, l'Accademia dell'Arcadia, che è diciamo, un movimento, proprio un'accademia letteraria che è stata fondata a Roma nel 1690. È stata fondata, pensate, all'interno di un ambiente cattolico. Da vari letterati, siamo naturalmente a Roma, quindi presso la sede, proprio nella città del Papa. Questi letterati appartenevano a un circolo, il circolo di una regina che poi morì poco dopo la formazione, la regina Cristina di Svezia, una regina protettrice degli intellettuali. Ora, questa accademia che riunisce tantissimi intellettuali poco prima del Settecento e fa parte di tante altre accademie che in quel momento, diciamo, sorgevano, ecco, fa, diciamo, barriera, prova a fare barriera contro quello che era il cattivo gusto barocco. Cioè, erano degli intellettuali questi, dei letterati, più o meno legati naturalmente a una formazione anche religiosa, no? Che non accettavano più la permanenza, il permanere del cattivo gusto barocco del Seicento, quel cattivo gusto che si esprimeva, come voi ricordate, nella ricerca morbosa quasi della meraviglia, dello stupore, nel concettismo, no? Nel far giocare i concetti all'interno della frase in maniera un po' sofistica, in maniera un po' stucchevole. E quindi era un cattivo gusto che si esprimeva nel barocco, ricordate, con l'abuso della metafora, con l'abuso delle immagini appunto retoriche al di sopra, diciamo, di quella che era poi la verità, la misura, il decoro della poesia. E della stessa verità. Ora, quindi non è soltanto un'accademia, è una scuola di pensiero, è un movimento letterario che si diffonde da Roma in tutta Italia. Ora, questa, diciamo, accademia si caratterizza per il fatto che, appunto, si chiama intanto Arcadia, prendendo il nome da un'opera di Jacopo Sannazzaro, un poeta rinascimentale napoletano. E sapete cos'è appunto l'Arcadia? L'Arcadia è quella mitica appunto regione di cui parla tanto Virgilio della Grecia, dove molto spesso il classicismo si appoggia, no? A cui il classicismo fa appunto riferimento, con tutta questa terminologia, questa simbologia dei pastori, poeti, delle ninfe, dei satiri. Ecco, un mondo fuori della storia, un mondo fuori del tempo. E quindi un paesaggio pastorale, un paesaggio appunto bucolico. E addirittura gli stessi intellettuali, gli stessi poeti dell'Arcadia preferivano chiamarsi col nome di un pastore o di una ninfa, eccetera, eccetera. Quindi un ambiente arcadico, un ambiente appunto bucolico che soprattutto rappresenta la rivincita, diciamo, del gusto classicista, di quello che allora a fine 600 si pensava fosse il buon gusto classicista contro il cattivo gusto, così era ritenuto, della poesia barocca, dell'arte barocca e di tutto ciò che attualmente era finalizzato soltanto alla ricerca dell'effetto, come si diceva, e dello stupore. Ora, oltre al nome dell'Accademia, che poi appunto è emblematico, appunto Arcadia, ci fu anche una sede, ecco, la sede che è stata scelta sulle pendici del Gianicolo, di uno dei colli di Roma, che si chiamava Bosco Parrasio, cioè tutto molto, molto greco, molto classico, molto classicista, molto bucolico e virgiliano. Quindi i membri di questa accademia
furono detti addirittura pastori, pastori, pastorelli. Addirittura c'era, per esempio, un Gesù bambino adorato per primo dai pastori, che fu scelto come protettore. E poi c'era la siringa del dio Pan, cinta di rami di alloro, di pino, e ogni partecipante doveva praticamente assumere un nome, di ispirazione, anzi uno pseudonimo di ispirazione pastorale greca. Ecco, detto così, sembra che il cattivo gusto contro cui si scagliavano gli intellettuali, i poeti dell'Accademia dell'Arcadia, fosse il loro, più che altro, sostanzialmente. Però loro invece cercavano, dietro questa musicalità, questo classicismo, questo buon gusto, diciamo, della frase, questo decoro, appunto, cercavano proprio quella misura che secondo loro i barocchi, la civiltà barocca, la poesia barocca non aveva. Ecco, c'è anche un aneddoto che sta alla base della fondazione dell'Arcadia, che appunto dice esattamente così: andando un giorno a diporto, il colto e geniale Drappello nei suburbi di Roma, e recitando alterne rime all'ombra delle piante, al mormorio dei rivoli, uno dei compagni sorse enfaticamente a dire: pare che noi facciamo rivivere l'antica Arcadia. Ecco, Baretti, che è un critico del Settecento, chiama irrisoriamente magiche tale espressione, poiché destarono esse il pensiero di fondare un'accademia col nome di Arcadia. E furono 14 i fondatori di questa società. Ecco, tra questi noi praticamente possiamo elencare alcuni grandi personaggi del tempo: Gian Vincenzo Gravina, Giovanni Mario Crescimbeni. E tra i poeti maggiori furono Carlo Innocenzo Frugoni, Paolo Rolli, di cui leggeremo una poesia, Jacopo Vittorelli e soprattutto Pietro Metastasio, che fu in qualche modo un poeta fondatore anche un po' di quello che è il melodramma, cioè sostanzialmente, cioè il dramma musicale, dove la poesia si accompagnava alla musica e al dramma, melodramma. E purtroppo di Pietro Metastasio possiamo dire poco, perché i tempi del programma incalzano, come voi appunto sapete. Ora, dunque, il programma, appunto, abbiamo visto che è quello di rompere in qualche modo la retorica barocca, di resistere e di superare la retorica barocca, cioè tornando alla poesia pura, alla poesia pastorale, alle belle forme. Questi poeti si fingevano appunto pastori, immaginavano di vivere quasi nelle campagne, erano intrise, abbiamo detto, di classicismo greco, latino, non a caso naturalmente tutto questo inizia proprio nella capitale classica, no, d'Europa, ossia Roma. Ecco, non piacevano a loro le ampollose metafore, il concettismo del barocco, l'erudizione, lo sfoggio di cultura, appunto, come dire, l'onda della metafora che sembrava travolgere tutto. Cioè, allora non piaceva chiaramente la retorica. In effetti, quindi, era un centro di propulsione non soltanto letterario, ma anche culturale. E sostanzialmente c'era anche però una sorta di moralismo, no, in questi intellettuali, nel senso che la poesia doveva essere strumento, diciamo, di redenzione, doveva rivelare delle verità essenziali, doveva contribuire sostanzialmente a migliorare, no? Appunto, ricordate la duplice finalità estetica dell'arte, che secondo alcuni, facendo un distinguo sommario, secondo alcuni è finalizzata al piacere, secondo altri è appunto finalizzata all'utile, ne parlerà anche Manzoni più avanti, l'utile e quindi anche al bene. Che cosa debbo ricavare da un'opera? Godimento, come dicevano i barocchi, o anche edificazione morale ed etica, come volevano appunto questi intellettuali dell'Accademia, detta Arcadia. E quindi
insomma, ripristinare il buon gusto contro il disordine barocco era proprio la finalità, diciamo, maggiore dell'Arcadia, ma la finalità era anche quella di, appunto, educare moralmente ai valori che appunto contavano, che non potevano essere distratti neanche stravolti dal godimento puro del verso, da questo libertinismo selvaggio che secondo gli accademici classicisti, no, dell'Arcadia stava distruggendo l'arte. Poi c'è un altro, oltre al classicismo greco-romano, latino, a questo Virgilio che serpeggia, ma che ha un certo classicismo rinascimentale che filtra nell'Arcadia, dobbiamo appunto anche rilevare un'altra grossa influenza, che è quella del petrarchismo. Molti di questi poeti, come appunto Chiabrera e appunto gli altri, come Rolli, appunto vedremo soprattutto, sono poeti che hanno assimilato la lezione di Petrarca con tutte le sue caratteristiche, chiaramente anche filogreche, come certa poesia del canzoniere di Petrarca. E c'è la poesia degli arcadici, e quindi classicheggiante, semplice, aggraziata. A volte fin con troppa grazia, tra l'altro non sono dei pastori poeti, no? Come si definiscono. Classicismo, razionalismo, moralismo, ecco, potremmo riassumere in questo modo. I luoghi che loro frequentavano, a partire dai giardini del duca di Paganica, San Pietro in Vincoli, vicino Roma, naturalmente erano simbolici, appunto. Questo recitare i versi in piena natura, sapeva molto, no? Di bucolico, sapeva molto di Virgiliano, sapeva molto di antico. Ma la sede poi storica, abbiamo detto, fu appunto l'ex residenza di Cristina di Svezia, nel giardino del Palazzo Riario, appunto a Roma. Ma tutto questo poi si espanse dalla centrale sede di Roma. Poi appunto l'Accademia degli Arcadici si allargò a Macchia d'Olio, in quelle che poi furono chiamate un pochino le colonie dell'Arcadia. Quindi appunto abbiamo visto questa eleganza del verso. Adesso controlleremo anche questo vezzo anche un po' già quasi francese, diciamo, del gusto, della finezza, della leggiadria, eccetera, eccetera. Ora io volevo a questo punto, dopo avervi insomma detto le principali cose che magari potrei appunto riassumere. Quindi, riassumendo, cioè l'Arcadia è un'accademia che sorge alla fine del Seicento, praticamente a Roma, sotto il patrocinio della regina Cristina di Svezia, in un ambiente, abbiamo detto, cattolico, un ambiente religioso, e si ripropone questa accademia di ripristinare il gusto, quel gusto che era stato, secondo loro, naturalmente, assolutamente tradito e sporcato e mortificato dall'eccesso barocco, no? Dal cattivo gusto dell'arte e della poesia appunto barocca. Questi membri dell'Accademia, che era una tra l'altro delle tante accademie che stavano sorgendo fra 600 e 700, a loro piace naturalmente sentirsi un po' pastori di un mondo greco antico, appunto il mondo dell'Arcadia. Ricordiamo che l'Arcadia è il titolo di un'opera di Jacopo Sannazzaro, poeta appunto rinascimentale napoletano, come ho detto. E naturalmente la grazia, l'eleganza, la nobiltà, ma soprattutto la misura. E in questa ricerca della grazia, dell'eleganza e della classica forma, diciamo, molto ispirata a Petrarca, per esempio, al petrarchismo rinascimentale, ecco, non manca una intenzione moralistica, ossia di ripristinare il gusto sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista morale. Ecco, questo è un po' quello che volevo appunto dirvi,
sull'Arcadia, prima di leggere una poesia di Paolo Rolli, di uno dei poeti più rappresentativi, accanto al Gravina, al Crescimbeni e al Metastasio. E teniamo conto che questa Accademia dell'Arcadia anticipa il secolo che poi sarà il secolo dell'Illuminismo, laddove per razionalità e razionalismo si intenderà un razionalismo molto più forte, no? Di quello un po' moralistico, un po' vezzoso, un po' leggiadro, di questi poeti, pastori e pastorelli. Ecco, adesso andiamo appunto a cercare, appunto, a trovare questa poesia che potreste naturalmente anche voi trovare facilmente sul web. È una bella poesia molto significativa, tra l'altro che piacque tantissimo a Goethe, al poeta tedesco. È del 1727 e pensate che questa poesia poi veniva accompagnata dalla chitarra e anche dal pianoforte, da quello che allora era il fortepiano, anzi, insomma, dagli strumenti a tastiera e dagli strumenti a corda. Poi fu dopo che fu, diciamo, cantata anche addirittura dalla madre del piccolo Wolfgang Goethe, che la conosceva a memoria. È una poesia molto molto musicale, con i suoi ottonari a rime appunto alternate, ed è tra i più noti esempi di poesia garbata, spontanea. L'Arcade Rolli si lascia andare a questo petrarchismo, come dire, secondo alcuni un po' stucchevole, un po' mellifluo, però effettivamente tale che questa fu una delle poesie più note dell'epoca, anche dal punto di vista musicale e fonosimbolico, appunto, vedete la bellezza, sostanzialmente, il buon gusto, diciamo, e la finezza di questi versi. Si tratta del lamento per l'assenza dell'amata, che è un topos, diciamo, del melodramma, della poesia greca antica, della poesia rinascimentale, della stessa poesia petrarchesca, appunto, ovviamente, che viene più volte citato qui in maniera abbastanza forte. Quindi, poesia appunto tristemente aristocratica, il poeta si lamenta dell'assenza della donna amata. E finiamo questa piccola lezione con la lettura e magari qualche parola di commento a questo solitario bosco ombroso. Solitario bosco ombroso, a te viene afflitto cor per trovar qualche riposo fra i silenzi in questo orrore. Quindi naturalmente il poeta si trova all'interno di un bosco ombroso solitario che qui già ricorda naturalmente, oltre che l'ambiente arcadico, la poesia petrarchesca. A te viene afflitto cor, cioè da te viene il cuore afflitto per trovare qualche riposo tra i silenzi in questo orrore. L'orrore è quello del suo innamoramento non naturalmente ricambiato nei confronti di Fille, che sarebbe la sua donna. E come in molte poesie appunto petrarchesche, lui cerca riposo, ma cerca anche quasi un consenso, un ascolto, un eco in questo bosco solitario, dove lui cerca dei luoghi in cui, appunto, come direbbe Leopardi, come direbbe Petrarca, il suo dolore non faccia scena, non entri in scena e non faccia ridere la gente. Ogni oggetto che altrui piace, continua Rolli, praticamente ogni oggetto che altrui piace, per me lieto più non è. Ho perduto la mia pace, sono io stesso in odio a me. Mi sembra abbastanza facile. E il poeta appunto lamenta in questo lamento per la sua figlia, dice che quello che piace agli altri, ogni oggetto, non piace a lui, perché lui ha perduto la sua pace, addirittura è in odio a se stesso. La mia figlia, il mio bel fuoco, dite, o piante, forse qui, ahi, la cerco in ogni loco, eppur so che ella partì. Ecco, sentite il ritmo musicale della canzone, del testo, che sembra un testo appunto musicale, facilmente cantabile, facilmente risuonabile, cioè suonabile, accompagnabile con la chitarra o con gli altri strumenti. Ecco, il mio fuoco, la mia figlia, o piante, dov'è? E forse qui. Cioè lui chiede alle piante, dov'è?
Fille, che è il suo amore, il fuoco del suo amore. La cerco dappertutto, eppure so che ella partì. Quante volte, o fronde grate, la vostra ombra ne coprì. Corso d'ore sì beate, quanto rapide fuggì. Cioè, quante volte la vostra ombra, appunto, di fronde grate, appunto, ci coprì. Evidentemente, si vedevano probabilmente nello stesso bosco. Ricorda molto Chiare, fresche e dolci acque di Petrarca. E quanto è, com'è stato rapido il tempo, appunto, che fuga spietata ha avuto il tempo rapido, e quanto fuggirono velocemente, appunto, le ore beate. Dite almeno, amiche fronde, se il mio ben più rivedrò. Ah, che l'eco mi risponde e mi par che dica no. Gli sembra che addirittura l'eco gli risponda: no, tu non la rivedrai, non rivedrai più il tuo amore. Glielo dicono le fronde, lui con chi può parlare se non con le piante? Sento un dolce mormorio, un sospir, forse sarà un sospir dell'idol mio che mi dice tornerà. Eppure c'è un mormorio, immaginiamo un mormorio di fiume, che invece con una nota di luce, di speranza ottimistica, dice: ma forse tornerà questa tua donna. Cioè, la voce è nell'acqua che scorre. Ah, che il suono del rio che frange tra quei sassi il fresco umor, e non morba, ma piange per pietà del mio dolore. Lo stesso rumore del rio, cioè del fiume, che sembrava appunto dirgli: tornerà, non preoccuparti, tornerà la sua donna, invece qui viene in un capovolgimento di umore a essere appunto il suono del pianto, e il pianto per la pietà, il pianto di pietà per il suo dolore, per il dolore del poeta. E finisce la poesia in questo modo: ma se torna, vado, vano e tardo il ritorno dei sarà, che pietoso il dolce sguardo sul mio cener piangerà. E qui la citazione di Chiare, fresche e dolci acque del Petrarca è abbastanza chiara. Lei tornerà in questo bosco, e appunto il suo dolce sguardo pietoso piangerà sulla mia cenere, perché io allora non ci sarò più. Sarò naturalmente sepolto io insieme al mio amore. Ecco, questo è naturalmente uno degli esempi di poesia appunto arcadica, dove troviamo di tutto: leggerezza, fluidità appunto musicale, misura nelle figure praticamente retoriche, anche sentimentalismo. La poesia arcadica non è una poesia astratta, una poesia gelida, è una poesia appunto con un sentimento ma delicato, appunto aristocratico. Chiaramente il topos dell'amore deluso. La leggerezza, direi quasi la semplicità, no? La chiarezza, ecco, un altro elemento antibarocco e classicistico è la chiarezza, del verso, che si potrebbe anche leggere così, senza parafrasare, non c'è non c'è quella complicazione del campo metaforico che è tipica della poesia barocca e dell'arte barocca. Bene, ragazzi, vi saluto, e la prossima lezione ovviamente andrà ad affrontare invece proprio il Settecento come Settecento, soprattutto il periodo illuministico, e poi naturalmente anche i nostri grandi del Settecento. Abbiamo già parlato di Goldoni, il prossimo sarà Parini, il milanese Parini.